Ciao a tutti, oggi vi porto un video in cui parliamo della tosatura. Molti di voi mi hanno chiesto quali sono i pro e i contro, perché si tosa, quali sono i vari tipi di tosatura, quindi oggi parleremo di questo. Prima di parlare dei vari tipi di tosatura, facciamo un attimo una panoramica generale, ovvero sappiamo benissimo che il cavallo ha un suo sistema di termoregolazione, ovvero il pelo. Come funziona il pelo? Il pelo ha una crescita molto molto rapida, quindi quando inizia a fare freddo il cavallo, quindi inizia a sentire freddo, il pelo cresce. Quando si viene a formare il pelo lungo, si viene a formare una sacca d'aria tra la pelle del cavallo e l'esterno, quindi praticamente la parte bassa del pelo a contatto con la pelle crea una sacca d'aria, cioè lo spazio tra un pelo e l'altro va a formare poi una grande sacca d'aria che fa sì che il cavallo non senta freddo, quindi non è che il cavallo è impermeabile, no, però il pelo funge da barriera tra il freddo, l'umidità, la pioggia, eccetera, eccetera, quindi non fa sentire freddo al cavallo fondamentalmente. Ovvio poi che a temperature molto molto rigide, se piove e poi gela, l'acqua comunque si gela sul pelo, quindi un minimo il freddo lo sente. Ma al di là di questo, si crea quindi questa sacca d'aria, questo strato protettivo che insieme al grasso che generalmente viene accumulato durante l'autunno favorisce l'isolamento termico. Questo che cosa significa? Significa che fondamentalmente non basta che un cavallo abbia il pelo lungo affinché non senta il freddo, ha anche bisogno di un strato di grasso cutaneo che faccia da isolamento termico. Quindi un cavallo magro o un cavallo anziano che magari fa fatica a mettere su peso e che quindi durante l'autunno, il periodo nel quale dovrebbero mettere su un po' di ciccia che li protegga e non la hanno, non dovrebbero stare fuori, soprattutto durante magari la notte o in posti particolarmente umidi, senza magari delle coperte che fungano da ulteriore protezione. Questo equilibrio tra calore corporeo, grasso, strato di isolamento dato appunto dal pelo lungo, da queste sacche d'aria che si formano, eccetera, eccetera, viene a mancare quando il cavallo suda, quindi quando il cavallo fondamentalmente è un cavallo in lavoro. Questo perché? Perché se, cioè, pensateci bene, c'è questa sacca d'aria tra la pelle e l'esterno. Quando piove, la pioggia arriva da fuori, quindi bagna il pelo, ma non entra nella sacca d'aria. Quindi non va a toccare la pelle. Il sudore invece arriva dalla pelle, quindi arriva da sotto, il che significa che va a intaccare questa sacca d'aria. Oltretutto ci sono stati diversi studi che hanno dimostrato che un'eccessiva sudorazione, soprattutto nei cavalli in lavoro, provoca aumento del battito cardiaco e difficoltà nel respirare, quindi praticamente il cavallo va in sovraffiato, soprattutto se è un cavallo che magari suda tanto. Quindi per diciamo prevenire possibili colpi di freddo, perché comunque il sudore, una volta che il cavallo ha lavorato, il cavallo è sudato, ovviamente quando c'è il pelo lungo così uno non gli va a mettere un pile o altro perché altrimenti suda ancora di più, passa la folata di vento freddo e cavallo con la tosse. Quindi che cosa si può fare? Ci sono due opzioni, secondo me. La prima, che è una cosa che fanno in molti, è iniziare a mettere le coperte molto presto. Quindi quando già inizia ad essere un pochino freddino, soprattutto durante la notte, magari si mette prima una coperta di cotone, poi una coperta, diciamo, un mezzo piumino, una coperta tipo 200 grammi. Dopodiché, a seconda del freddo, si mette anche il piumone. In questo modo che cosa succede? Il cavallo, non sentendo il freddo, magari il primo freddo, quello della notte, non fa crescere il pelo, quindi gli rimane il pelo bello fine e sottile e ovviamente con le coperte non sente freddo. La seconda opzione, che poi è quella di cui dobbiamo parlare oggi, è la tosatura. Perché? Che cosa succede? Con la tosatura ovviamente elimini il pelo in eccesso, quindi è molto utile per i cavalli che lavorano tanto. I cavalli agonisti lavorano tutti i giorni e
sudano ovviamente lavorando, ma è anche utile per quei cavalli che vivono in luoghi molto umidi e l'umidità ovviamente gioca anche quella un ruolo fondamentale. Ora, sulla tosatura ci sono diverse scuole di pensiero, no, io non la faccio perché sennò rovino la termoregolazione del cavallo naturale, sì, io la faccio così, ora, io la faccio, non è che la faccio perché non mi vado ad aspettare 20 ore che dopo che il cavallo ha lavorato il cavallo si asciughi, non è un problema quello, sto 14 ore al maneggio, ce ne posso stare 20 minuti in più per aspettare che si asciughi. Chi è fortunato e ha le lampade lo butta sotto la lampada e ciao. No, io non ce l'ho, però comunque non è quello il problema. Il problema sorge ovviamente quando in inverno il cavallo mette sul pelo perché fa freddo, però se lavora 40 minuti e suda, il cavallo poi prende un colpo di freddo. Il cavallo ovviamente lavorando suda già normalmente, se in più c'ha tanto così di pelo suda ancora di più, quindi perde anche il doppio magari dei sali minerali e dei liquidi che comunque vanno reintegrati in qualche modo. Gli può venire la tosse perché rimane sudato, cioè finisce il lavoro, è sudato, va in passeggiata e quello, cioè colpo di freddo lo può prendere. Quindi per i cavalli agonisti che lavorano tutti i giorni per non fargli avere un eccessivo calore corporeo, perché comunque quello gioca un ruolo fondamentale, cioè immaginatevi voi che andate in palestra e fate 40 minuti di tapis roulant affilato con la felpa in lana con l'imbottitura così di pecora, cioè dopo i primi 5 minuti schiattate perché sudate come dei maiali, cioè è lo stesso per loro. Quindi, secondo me, un cavallo agonista, un cavallo che lavora tutti i giorni per un tot di tempo, deve essere tosato. Ovviamente se mette sul pelo, perché ci sono anche quei cavalli che il freddo non lo percepiscono più di tanto e quindi gli rimane il pelo tanto così e non c'è neanche tanto bisogno di tosarli. Per quanto riguarda il numero di tosature e quando vanno fatte, dipende quello da cavallo a cavallo. Per esempio c'è Cal, che io l'ho tosato una volta a fine novembre, sì, perché lui non aveva messo su tutto questo pelo, cioè sì, nelle ultime 2 settimane aveva messo su un bel pelo, però non sudava. Ha iniziato a fare freddo, ha iniziato a sudare un po' di più e l'abbiamo tosato. Ma io anche gli anni scorsi ho fatto una sola tosatura che gli è durata fino a che ha messo il pelo estivo, quindi fino a primavera. C'è qualcun altro, per esempio da me ci sono delle persone che non li tosano perché il pelo non gli cresce. C'è anche chi ne fa una al mese perché il cavallo magari sente un po' più di freddo e quindi gli cresce il pelo in continuazione, quindi sta continuamente a tosarlo. Dipende da cavallo a cavallo. Quando va fatto, se non mi sbaglio, va fatto con la luna nuova. Uno di questi detti, non detti, come si dice? Credenze? Non lo so. Comunque, andrebbe fatto con la luna nuova, perché si dice che la tosatura dura di più, bla bla bla. Quindi, vabbè, al di là di questo, quindi quando e quante volte dipende da cavallo a cavallo. Ora, veniamo a noi, la parte più interessante, i diversi tipi di tosature. Io vi dirò ovviamente i principali, quelli che conosco, quindi ovviamente ce ne possono essere altri, però io vi elenco questi. Allora, il primo che andiamo a vedere è la tosatura completa, che ve la metto qui. Quella più classica, diciamo, che si vede in giro, che quindi è tutto il cavallo è tosato, come per esempio Cal, come insomma si vedono la maggior parte dei cavalli in gara, quindi tosato dalla testa alle gambe, tutte quante, completamente. A volte la testa non viene fatta, ma semplicemente perché magari al cavallo dà fastidio il rumore della macchinetta o è spaventato e quindi non se la fa fare. Il secondo tipo di tosatura che andiamo a vedere è la tosatura da caccia, che ve la metto qui. E allora, la tosatura da caccia, il cavallo è tosato quasi completamente tranne che sulle gambe e sul segno della sella. Questo perché, cioè, ha uno scopo specifico. Non è tosato sulla sella perché in questo modo si evitano delle fiaccature. Se avete mai visto magari una caccia alla volpe, avrete notato che non è che hanno i sottosella come i nostri, belli sagomati, belli imbottiti, no.
la stessa cosa vale per le gambe. Non si tosano le gambe perché? Perché durante la caccia si devono saltare magari degli steccati, si entra nelle frasche, si saltano le siepi e in questo modo il cavallo ha un'ulteriore protezione sugli arti per evitare magari dei graffi o delle ferite. Quindi altezza della sella per le fiaccature. Gambe per graffi o ferite dovute ovviamente ai rami e alle spine che si possono incontrare sul tracciato di caccia. La prossima tosatura che andiamo a vedere si chiama tosatura a coperta. Questo perché, ovviamente, come potete vedere dalla foto, di qua, lascia coperta la schiena. Questo perché vengono tosati quindi il collo e la pancia, in modo tale che rimangano coperta solo la parte superiore. Questo perché, diciamo, è una tosatura adatta magari a dei cavalli che non fanno tanto lavoro e che stanno in paddock nelle ore diurne, quindi quando c'è il sole, e la parte della schiena in questo modo è coperta e gli offre un'ulteriore protezione, quindi diciamo che è come se avessero un coprireni fatto con il loro pelo, però è adatta per cavalli che fanno un lavoro molto leggero magari. Quindi magari, ne so, 20 minuti al giorno, così, un po' di corda, una cosa del genere. Magari ecco cavalli in riabilitazione che stanno fuori in paddock. Un'altra tosatura simile a quella che abbiamo visto prima è la tosatura da carrozza. Simile perché? Perché lascia anche questa la parte della schiena e dei reni coperta, ma invece che lasciare tutto il collo tosato, si tosa soltanto la metà inferiore. In questo modo anche la metà superiore rimane coperta e, diciamo, aiuta a scaldare. Anche questo tipo di tosatura è adatta a cavalli che fanno un lavoro molto leggero e che stanno spesso in paddock di giorno. Un'altra tosatura è la tosatura irlandese. La tosatura irlandese lascia completamente coperte le gambe, sia anteriori che posteriori, e viene tosata solamente la testa, diciamo la metà del collo a scendere e poi il ventre, quindi adatta a magari a dei cavalli che sudano e anche qui che non fanno troppo esercizio. Per quanto riguarda invece i cavalli giovani, molti utilizzano questa qui perché è molto semplice da realizzare, è molto veloce, quindi magari un cavallo che non è abituato la sopporta molto di più, ma molto più spesso si tosa praticamente tutto quanto il corpo tranne le gambe e la testa, ovviamente, perché magari essendo giovane, non essendo abituato, non se lo fa fare, come prima volta è meglio non essere troppo traumatici, è meglio che non sia troppo traumatica. Io per esempio quando ho tosato per la prima volta Cal avevamo intenzione di tosarlo tutto tranne appunto gambe e testa perché non sapevamo come avrebbe reagito. E invece poi in corso d'opera abbiamo visto che era talmente tranquillo che abbiamo tosato tutto, cioè abbiamo tosato, si è fatto fare la testa tranquillamente, si è fatto fare le orecchie dietro, sotto, la testa tutta quanta in modo tranquillo, abbiamo fatto anche le gambe anteriori, su quelle posteriori aveva qualche tentennamento e quindi la prima volta che lo abbiamo tosato non l'abbiamo fatto, ma già la seconda volta che è stata poi l'anno scorso l'abbiamo fatto tutto tranquillamente. Io anche quest'anno gliel'ho fatto, l'ho tosato io, quindi figuriamoci. Poi è ovvio che oltre a queste che abbiamo visto ce ne sono veramente tanti altri tipi di tosature, basta pensare a tutte le tosature, diciamo, a fantasia che vengono fatte, tipo alla zebra o c'è chi tosa a forma di giraffa, quelle sono ovviamente per divertimento, non c'è un fine specifico, ecco. Però io le trovo veramente, alcune le trovo veramente carine e divertenti, ve ne lascio qualcuna qui, così se volete prendere spunto e provare a farne una, a parte il fatto che sono difficilissime, veramente veramente difficili da fare, e niente, spero che il video vi sia stato utile, e il prossimo, su che cosa lo facciamo? Ciao!